Innanzitutto ci voleva qualcosa che distraesse quelle due signore. Poi c'era il problema di aprire la gabbia. Se c'era qualcuno che poteva riuscirci, questo era Charky. Nessuno sapeva scappare come lui. Infine c'era da spiegare il piano d'evasione alla squadra di esperti. George spiegò loro dove erano le gabbie e qual era quella di Andley. Allora, ti è piaciuto il bagnetto, eh? Adesso la smetterai di grattarti. Prima fase. Entra in scena il gatto. Sto arrivando, sto arrivando. Ma chi è che... Oh, Gwen, ti prego, devi venire subito qui. Che c'è? Oh, quanto è carino. Adesso noi due ti faremo tante coccole. Lo sai che è il gattino più dolce che abbia mai visto? Ti piace, vero? Fase 2. Arriva l'artista della fuga. Beh, almeno la prima fase aveva funzionato. Ma da dove arriva? Sarà meglio controllare le gabbie. Qui è tutto in ordine. Adesso anche Polpetta era finita in gabbia e George era di nuovo al punto di partenza. Ma forse non era proprio così. Shh. Ora sta buono. Grazie. Si faceva così. Quegli affari si abbassavano e si apriva la gabbia. Forse aveva dimenticato qualcosa. Sì, quel ferro che doveva scorrere. Eppure era sicuro di averlo visto muoversi. Ma forse non bisognava spingere, ma tirare indietro. George non aveva pensato alla fase 3, come filarsela in silenzio. Ma che starà succedendo di là? Oh, è solo la signora delle pulizie. Santo cielo, allora fermala, dobbiamo pagarla. Oh, è troppo tardi, è già uscita. A quel punto c'era solo un'altra cosa da fare per ultimare il piano di George. E adesso che Andley aveva ritrovato la sua dignità, George poteva ritornare al suo gioco. E Andley alla difesa della dignità del suo palazzo.
George si rese conto che tutto poteva incastrarsi. Benvenuti alla 14ª edizione delle Olimpiadi delle Buste della Spesa! I nostri concorrenti si stanno già scaldando per la prima delle 3 fasi eliminatorie della competizione. Ricordati, non è importante vincere. È solo un gioco, pensa a divertirti. Adesso vai lì e fatti valere. Ai vostri posti, pronti, via! Preoccuparti, George. La gara non è ancora finita. Ai vostri posti, pronti, via! Qui c'è un nuovo rotto. Questo concorrente è eliminato! Sta andando fortissimo. Tutto quell'allenamento è servito a qualcosa. Quella scimmia è in gamba. Ma sta tranquillo, vincerò io. Molto bene, ormai è diventata una sfida a due. Da questa parte, in rappresentanza di grandi offerte, ecco a voi il più veloce imbustatore di questa parte di Park Avenue, Rodney! E in rappresentanza di La Gioia della Cucina, signore e signori, ecco a voi la scimmietta più veloce della città, George! Bravo, George, sei il migliore! Allora, siete pronti? Certo, pronto a vincere! Ai vostri posti, pronti, via! Oh no! Il prosciutto in scatola! La maledizione dei concorrenti! Cerca di sfruttare tutti gli spazi, George! A quel punto George si ricordò anche che formaggio e prosciutto vanno bene insieme. E il vincitore è... No! George! No! Bravo, grande George! Evviva! Hai fatto veramente un ottimo lavoro. Ma come sei diventato così bravo? I miei complimenti. Peccato non ci sia spazio per il trofeo. Prima doveva contare quanti semi di carote avessero piantato. E poi prendere lo stesso numero di carote dal frigorifero di casa. Questa volta George era sicuro che lo chef Pischetti sarebbe stato felice come il calzolaio della favola. Netti, vado su ad innaffiare l'orto! Io credo che dovremmo chiudere il ristorante finché non avremo di nuovo verdure fresche. Ma no! Possiamo sempre comprarle al supermercato!
Sì, ma non saranno mai buone come le nostre. No, non è possibile! Detti è incredibile, guarda! Questo è veramente un miracolo, evviva! No, è impossibile. Le carote non possono spuntare nel giro di una notte. Te l'avevo detto. Però sono nate. E adesso io voglio sapere com'è successo in modo che possa farlo di nuovo. Ecco, vuole studiare il terreno? Le offro la cena. D'accordo, farò delle analisi. Posso tenere la carota? No, mi spiace. Questa serve a me. Ciao, George! Le carote che abbiamo seminato ieri sono già nate! Che fortuna! Fin tanto che avrò le mie verdure fresche non dovrò chiudere il ristorante! George sentiva di essere stato proprio un buon elfo. Quello che mi chiede è perché non sono nate anche le melanzane e le zucche. Oh no, George aveva dimenticato melanzane e zucche. Più tardi pianterò anche quei semi. Se funziona ancora, domani io avrò anche i piselli e un mare di zucchine! Melanzane, zucche... Ma dove sono i piselli e le zucchine? Come faceva Giorgia a diventare un elfo senza verdure fresche? Buongiorno, dottoressa Wiseman. Il nostro terriccio è soltanto normale terriccio. No, non lo so se oggi è successo di nuovo. Betty, è successo di nuovo! Guarda, abbiamo le melanzane, abbiamo anche le zucche, vieni a vedere! Zucche e anche melanzane. Vengo subito a controllare e voi non cucinate niente. Al, Tony, vi aspetto da Pischetti, subito. Offre lei? Non andiamo a mangiare, ma a fare gli scienziati. Oh? Ehi, George! Ascolta, hai forse fatto qualcosa che non riesco neanche a immaginare con la nostra scorta di verdure? Hai trovato un calzolaio vegetariano? Forse piantato una scatola di piselli? Oh, crescono anche in scatola adesso! Ehi, Netti, chiama subito la televisione! Oh, santo cielo! Buongiorno a tutti. Ecco, questa dovrebbe essere mia. Vedete, George... ha cercato di essere il suo elfo? Oh, allora sei stato tu! Volevi far crescere in fretta le mie verdure! Oh, Netty, il nostro piccolo orto non è affatto magico! No, ma la tua cucina lo è ancora! Sì, questo è proprio vero! Hai ragione, adesso andrò subito a cucinare queste verdurine! Siete tutte invitati, tutti! Andiamo! Sì, idea. Ci voleva una fame! Il fondale numero 3! Lo spettacolo andò avanti. E ancora avanti. E George e Bill non fecero il benché minimo errore. Ma la prova più difficile doveva ancora arrivare. Il sole e le stelle, le veste di pelle, non indossa mai. Tutto bene, finora. Adesso c'è rimasto soltanto l'ultimo numero, ricordi? Non si batte a bistecche, ma è meglio il suo latte. 1. I coriandoli. 2. Il sipario. 3. La botola. 4. Il fondale. E 5. Il sipario. Ricordi?
Tutto ciò che mangia le va dritto in pancia e non ingrassa mai. Oh, un momento. Perché dentro la pancia tu lo sai cosa c'è. La fabbrica di latte è più buono per te. George, apri la botola 3C. No, 1C. No! No! Che strano. Bill di solito era sempre così affidabile. Manca un minuto. Tutto ciò che mangia le va dritto in pancia e non ingrassa mai di un chil. Ma dove sarà finito? Senti, carina, ti prego non farlo. Se la mungi lei ti loda e agita la coda, lei lo sussurra sempre a me, mentre ogni giorno dà il latte per te. D'accordo, adesso fa un bel respiro. Santo cielo, ma questa è una puzzola. Cerchi di stare calmo. George si rese subito conto che quella puzzola avrebbe potuto rovinare lo spettacolo, ma sapeva anche che lo spettacolo doveva continuare. Non dobbiamo spaventarla. Adesso colpisce con la puzza. A quel punto George cercò di concentrarsi al massimo. Puzzole le stelle, le veste di pelle, non indossa mai bretelle. E poi contò. 1, A, B, C. Ma che bella mucca, questa mucca che ogni giorno ancora tanto latte darà. Salve! Io dovrei imitare delle rane per voi. Adesso inizio. George, sei stato grande! Oggi hai davvero salvato lo spettacolo! E questo è tutto! E adesso tutti sul palcoscenico, anche voi due ragazzi. Lo sai, con tutto quel caos non ho più pensato alla paura e così è andato tutto bene. Devo dire che lei imita veramente molto bene le rane. Ehi, mi stai forse prendendo in giro? Oh! Wow. Dopo aver liberato i tubi, al signor Auger restava solo una cosa da fare. Adesso ti piacerebbe riaprire la valvola e far tornare l'acqua in tutto il palazzo? No, devi aprirla! Da questa parte la chiudi! Andley pensava che forse non era il caso di insegnare certe cose a George. Senti, George, allora vuoi una barchetta o una paperella? Te la comprerò domani mattina. Va bene, allora riordinerai tu la cucina in modo che possa andare a comprarla adesso? Ti ricordi come devi fare? Allora prima i piatti... Va bene!
Da buona scimmietta qual era, George si mise subito al lavoro. Stavolta l'acqua stava scorrendo a fiumi fuori dalla lavapiatti. Ma perché? C'era qualcosa nei tubi. Ma per fortuna George aveva osservato il signor Auger. Quindi fu uno scherzo chiudere la valvola centrale. George rifece tutto quello che aveva visto fare al signor Auger, ma senza trovare nulla. Dopo aver controllato lo scarico della cucina, George passò a quello principale. Ma quello era un lavoro troppo difficile per una scimmia sola. Era meglio andare a chiamare subito l'uomo dal cappello giallo. Da buon apprendista idraulico, George si ricordò di riaprire la valvola principale dell'acqua. Ma come scimmietta, si dimenticò invece che aveva staccato i tubi degli scarichi in casa. Handley ora poteva rilassarsi. George era uscito e quindi non potevano esserci altri disastri in vista. Purtroppo non era così facile ricollegare quei tubi. George, quando sei venuto di corsa a cercarmi al negozio, la cosa aveva forse a che fare con l'acqua che sta uscendo dal nostro balcone? Ha già chiamato l'idraulico? Avrei dovuto? Io ero salito a dar da mangiare ai piccioni. Accidenti! Handley! Santo cielo! Ecco il problema. Non si possono gettare gli avanzi nella lavastoviglie. E d'ora in avanti i lavori di idraulica lasciali fare a un professionista, che poi sarei sempre io. Dopo quell'esperienza nei panni dell'idraulico, George si gustò un lunghissimo bagno caldo con il suo nuovo giocattolo. Che di certo non sarebbe mai potuto finire nello scarico. George aveva trovato un gioco che piaceva anche ad Handley. Handley, sono contento di vederti giocare con il tuo amico George. Il fatto era che Handley non stava giocando. Lui cercava solo di difendere la dignità del suo palazzo. Un lavoro reso ancora più difficile dall'inizio della stagione delle pulci. Oh, oh, le prime pulci dell'anno, eh? Adesso vado subito a comprare il sapone per farti il bagno. Tu fa la guardia, d'accordo? Ciao, George.
Finalmente Andli riusciva a grattarsi come si deve, una sensazione bellissima, finché non si rese conto che era rimasto senza collare. Qui ne andava addirittura della sua dignità. Doveva assolutamente ritrovarlo. Oh, stai forse cercando di bere quell'acqua sporca? Oh, che tristezza. Niente collare, eh? Allora non avrai neanche un padrone. Comunque sta tranquillo, vedrai che presto ti troveremo un posto in cui stare. Tieni, George. Ma dov'era Andli? Era la prima volta che abbandonava il suo posto. Chi era quella signora e dove stava portando il suo amico? Sisley, ho trovato un'altra bestiola che ha assolutamente bisogno di noi. Andli non riusciva a capire perché quella signora così gentile l'avesse portato in quel posto così brutto. Oh, ma quanto sei carino! E poi hai un portamento così dignitoso. Beh, forse non era poi così brutto. Questa signora aveva ottimi gusti. Oh, non preoccuparti, presto ti troveremo una casa dove potrai avere tutto ciò che vorrai. Andli voleva solo uscire da quella gabbia e tornare al suo lavoro di aiuto portiere. Andli non era mai stato così felice di vedere George. Ed era evidente che aveva una gran voglia di tornare a casa. Bassotto trovato stamattina senza collare. Da quando abbiamo una scimmia qui? Una cosa? Non ci sono scimmie qui. Ehi, George, hai già messo via... Oh. Tutti i giocattoli. Wow, che velocità! Ascolta, se non sai più dove metterli, allora forse sarà meglio darne via qualcuno, no? Ehi, mi è venuta un'idea. Perché non prendiamo qualche cassetta vuota per metterceli dentro? George non era sicuro che la cosa avrebbe funzionato, ma gli piaceva l'odore di frutta che avevano quelle cassette. Pronto? Attento! Via! Stop! Bel lavoro, figliolo! Hai abbassato di 2 secondi il tuo record! Ma George non conterebbe come prodotto imbustato in gara.
Scusa tanto, George, non l'ho fatto apposta. Io mi sto allenando per le Olimpiadi delle buste della spesa di domenica. Questa volta batteremo grandi offerte. Sono 3 anni che vincono loro. Perché non insegnate a George come rimettere a posto i suoi giocattoli? Certo, sarà un piacere, George. E tu mi aiuterai con il cronometro? Premendo questo pulsante parte la lancetta dei secondi. Premendolo di nuovo si ferma. E premendo questo si riazzera tutto. D'accordo, adesso impara come si mette tutto a posto. George era sicuro che tutta quella spesa non sarebbe mai entrata in una sola busta. Il tempo passa, lo so. Odio il prosciutto in scatola, anche se è delizioso. Però è un vero incubo da imbustare. Voglio dire, guarda qui, ha una forma tozza, pesante, schiacciata e arrotondata. È la difficoltà maggiore per noi concorrenti. Il prosciutto in scatola è l'ultimo dei tuoi problemi? Ciao, Rodney. Oggi ho sviluppato una nuova tecnica di imbustamento che ti farà girare la testa. Vuoi una dimostrazione? Aiutami, George! Ti guarderò da qui, non vorrei che qualcuno passando pensasse che lavoro in questo negozietto. È solo una slogatura, passerà tutto in una settimana. Ma la gara ci sarà questa domenica. Che peccato. Così non potrò più batterti di nuovo. Che cosa ci fai dal mio dottore? A me stanno a cuore i miei avversari. Peccato che non ne abbia nessuno. Senti, qui c'è qualcuno che potrebbe batterti anche con le mani legate dietro la schiena. Quella scimmietta! George ha lavorato al mio negozio, quindi può anche rappresentarci in gara. Ecco, d'accordo! Dovrai allenarti, ma ti insegnerò tutto quello che so. Ci stai? Dovunque andasse, George si guardava intorno alla ricerca di qualcosa di interessante. Ma qualche volta il suo amico, l'uomo dal cappello giallo, era più bravo di lui. Guarda, George, una rana! Sta tranquillo. Continua a guardare lo stagno. Robert! 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 Complimenti! È un gran talento il tuo. Oh, io non lo definirei così. Beh, io sì. E adesso ti iscrivo alla gara annuale dei talenti. Cosa? Io? Dovrei esibirmi, no? È molto meglio di no. Ho paura del palcoscenico. Oh, sciocchezze, sei bravissimo. E tu, giovanotto? Hai qualche talento nascosto? Ciao, George! Ti iscrivi anche tu? Bene, allora potrai aiutarmi. Io penso alla scenografia, corde, scale, sipario. E mi servirebbe una mano. Allora considerati pure dei nostri. Già. Adesso ci sono le prove. Dai, andiamo. Ti faccio vedere cosa devi fare. Ecco le corde.
Il nostro lavoro è molto importante. Sai, senza di noi non si alza il sipario. In altre parole, niente spettacolo. E ricorda, in teatro, a qualunque costo, lo spettacolo deve continuare. Vedi, questa corda passa attraverso quella carrucola, in modo da permettere a quella scenografia di salire o di scendere, andando così a decorare il palcoscenico. I numeri sulle scenografie corrispondono naturalmente a quelli delle corde. Allora, si toglie il fermo e si tira la corda. Ma prima assicurati che i contrappesi siano ben fissati o saranno guai. Ecco di che cosa parlavo. Allora adesso dovrebbe iniziare Sprint che si esibirà nel Tip Tap. Queste leve invece servono per aprire alcune botole nascoste nel palcoscenico. Le utilizziamo per gli attrezzi di scena. Guarda, il sistema funziona in questo modo. Vedi quei quadrati? Bisogna contare 1, 2 e 3 da sinistra a destra e poi A, B e C da davanti a dietro. Oh, sta attento! Dai, non preoccuparti, in fondo le prove servono a questo. L'importante è non fare mai confusione la sera dello spettacolo. Ricorda, la corda azzurra serve ad aprire e a chiudere il sipario. Vedi, sale attraverso quella carrucola ed è collegata alla tenda. Non aver paura, provaci! Perfetto! Ecco, George, questo numero è il più complicato. Prima devo premere questo bottone per sparare i coriandoli. Poi tu chiudi il sipario. E io apro la botola 2B in modo che la signora Rankins possa scomparire sotto il palcoscenico. Quindi tu solleverai il fondale 4. E infine io riaprirò il sipario per il numero seguente, hai capito? Per George, la miglior verdura del mondo era quella dei supermercati. Stasera avevo deciso di fare il minestrone. Ma poi mi è tornato in mente quello che fa lo chef Pischetti con le sue verdure fresche e quei ravioli di spinaci. Stai pensando quello che penso io? Minestrone con molte carote e ravioli di spinaci per due. Ti aspetta, non prendere altre ordinazioni. C'è forse qualcosa che non va, Pischetti? Qualcosa? Dice qualcosa. Ho appena finito sia le carote che gli spinaci. Io, lo chef Pischetti, oggi mi ho deluso. Ascolta, non potresti andare a coglierli sul tetto? E quanto dovrebbero aspettare? Noi aspetteremo anche tutta la serata se servisse. Non vogliamo rinunciarci. Vuoi aiutarmi a cogliere le verdure fresche sul tetto, George? Ha davvero detto sul tetto? Ma le verdure fresche non si trovano solo al supermercato? Vedi, le verdure di solito crescono nelle fattorie e poi devono viaggiare fino ai negozi dove aspettano che tu vada a comprarle. Le mie verdure, invece, da qui vanno dirette giù in cucina e poi nel tuo pancino, nel giro di una sola ora. Ma George non vedeva carote lì intorno.
Allora le carote crescevano nella terra. Erbacce! Santo cielo, quanto odio le erbacce infestanti! Non so come liberarmene! Ecco, ecco, guarda! Le erbacce come queste tolgono alle mie adorate verdure le sostanze nutrienti del terreno! E se le mie verdure restano senza nutrimento, non saranno più così buone! E in quel caso... io dovrò chiudere! Certo! Io sono pronto a chiudere il ristorante prima che qualcuno possa solo pensare che i prodotti che uso non siano i migliori. Dovrei togliere quelle erbacce, ma dopo una lunga giornata di lavoro, io sono veramente troppo stanco. George quella sera non fece che pensare al problema delle erbacce. Dopo una giornata di lavoro era troppo stanco per continuare. Lo sapevo che eri distratto. Adesso ricomincio. Il calzolaio e gli elfi. C'era una volta un calzolaio che, dopo un'intera giornata passata al lavoro, era troppo stanco per continuare. Sono veramente esausto, non ce la faccio più, pensò. Ma se non finisco questo lavoro, il mio miglior cliente si rivolgerà a un altro calzolaio. Ma la stanchezza si faceva sentire. E appena si fu addormentato, accadde una cosa incredibile. Un gruppetto di elfi fece tutto il lavoro per lui. Quando il calzolaio si svegliò, non riuscì a capire come fosse stato possibile. E fu allora che George decise di aiutare lo chef Pischetti come avevano fatto gli elfi con il calzolaio. L'indomani mattina il nostro piccolo eroe si mise al lavoro di buon'ora. Così George strappò via tutte le erbacce dall'orto. 3 sacchi pieni. Oh, ciao George! Sei venuto per aiutarmi a cogliere le verdure fresche per il ristorante? Adesso per l'elfo George era giunto il momento di raccogliere i complimenti per il lavoro fatto. Oh, sarà rovinato! È scomparso tutto! Guarda, non ci sono più le mie adorate verdure! Che cosa cucinerò ora? Ormai George si era stancato di giocare sempre con i soliti giocattoli mentre faceva il bagno. Qui c'era bisogno di qualcosa di nuovo. Già finito di fare il bagno? Bene, allora torna nella vasca. Stai sgocciolando ovunque. Quella era la scatola di roba assortita con cui George non aveva mai giocato nella vasca. Ma non sembrava che fosse l'ideale per movimentare un bagno un po' troppo noioso. A questo punto tanto valeva finirla qui. Adesso alcuni di quegli oggetti sembravano muoversi da soli. Ma allora erano davvero dei giochi da vasca da bagno? Il problema era come ritirare fuori tutta quella roba dallo scarico. Era andata giù con l'acqua, quindi se avesse aggiunto altra acqua, sarebbe dovuta tornare su.
santo cielo! Aspetta un secondo, l'acqua sta tornando su, non capisco come. Anche di là nel bagno. Oh no, sarà meglio che chiami l'idraulico. A George piaceva molto quando arrivava il signor Auger, l'idraulico. Aveva la più bella cassetta degli attrezzi del mondo. È sempre un piacere, Auger. Tu dici? Invece nessuno mi chiama se non ci sono problemi. Sarebbe così carino se ogni tanto qualcuno mi dicesse: dai, vieni a trovarmi, ti offro un caffè. Ecco, le andrebbe un caffè? Magari, ma adesso ho un lavoro da sbrigare. Dov'è la valvola che chiude l'acqua del palazzo? È giù di sotto. Accompagnalo, Andley. Ehi, George, puoi venire anche tu se vuoi. Questi tubi sono collegati a tutti gli appartamenti del palazzo. Alcuni portano l'acqua dentro e altri invece la scaricano fuori. Questa grossa valvola permette l'ingresso dell'acqua in tutto il palazzo. Ecco. Adesso resteranno tutti all'asciutto finché io non la riaprirò. È come avere dei superpoteri. Vediamo se lo scarico è ostruito. Qui non c'è niente. Sai, questi guasti possono essere difficili da individuare. La ventosa è ideale per spingere l'acqua giù per lo scarico e rimuovere l'eventuale ostruzione. Ah, ci siamo! Forse ho stabilito il contatto! Ostruzione localizzata! Dove si trova? Questo posto non gli è familiare. Queste cose a che servono? Cos'è questo rumore? Oh, sembra la nostra pompa! La nostra pompa! Oh! Giorgia, hai aperto le valvole della pompa! George ha perso Charky. Non tocca niente che abbia la pelliccia. E non la sente neanche. Ah, il suo naso riconosce l'odore di cane bagnato. Deve essere vicina. Perché qui non viene mai gente normale? Si sta nascondendo di nuovo, ma George sa come trovare un cane silenzioso e bagnato. Pelliccia. Ha catturato Charky? Ma non ha odore di cane bagnato. Inoltre, questo cane è troppo piccolo per essere Charky. Questo cane è un gatto. Un aroma delizioso e un gatto. George sa esattamente dove si trova. Da Polpetta, il ristorante del grande chef Pischetti. Un posto dove si mangia bene è proprio l'ideale per Charky.
Sai, di solito quando sento urla seguite da un frastuono penso subito a George, ma adesso è una festa. Scusate, avete visto un cane scuro seguito da una scimmia bendata? Perché tutti in città li hanno visti e invece io non riesco a trovarli? Qui non c'è molto rumore. E c'è l'erba. Anche bendato, George sa dove si trova, nel parco. L'odore di cane bagnato è sempre più vicino. George annusa e tocca. Finalmente trova qualcosa che sembra Charky. Quando la sente abbaiare, è sicuro che sia proprio lei. Ho cercato dappertutto, non riesco a trovare George e Charky. Hai guardato? Lì? Sta attento, questa volta non farla oscillare troppo, va bene? Questa volta George non usa la mazza. Usa l'udito. E il tatto. E l'olfatto. Gli ho insegnato io tutto quello che sa. Per colpire la pentolaccia, George ha usato molti dei suoi sensi. E finalmente può usare il gusto. Andley sta saltellando di nuovo. Gli deve scattare una bella foto. Forse è il cibo per cani che fa saltare Andley. C'è solo un modo per scoprirlo. George non si sente diverso, perciò non è il cibo. Andley è più vivace che mai. Ora vuole ricominciare a giocare. Forse Andley finge di dormire? Oppure il suo umore è cambiato di nuovo? George vorrebbe giocare, ma deve risolvere il mistero di Andley. Questo è troppo. Andley sta male? No, il suo naso è umido. George divide le foto in due gruppi. Il solito tranquillo Andley e il nuovo vivace Andley. Non sa neanche lui cosa spera di scoprire, ma... Poi... Nota una cosa. Il solito Andley porta un collare marrone, ma il nuovo vivace Andley ne ha uno rosso.
Cerchi saltella sempre e anche lei porta un collare rosso. Giorgia ha la soluzione. I collari rossi rendono i cani vivaci. Per provare la sua teoria si mette al collo una cravatta rossa. Non si sente diverso. Non riesce a saltare in alto. Forse funziona solo con i cani. Andley è molto soddisfatto del suo aspetto stasera. Questo spiega tutto. Andley si comporta come due cani diversi perché ci sono due cani diversi. Andley! George! Doxy! Ah, ti ho preso! Tesoruccio, vieni da me, o la mia dolce Doxy, o piccola mia. Vi presento mia sorella Dorothy. Doxy ha il vizio di scappare sempre. Già, se non lo vedessi con i miei occhi, penserei che Andley sta mettendo tutto in disordine. Giorgia non ricorda dove fossero i vari cartelli. Perciò ne sceglie uno che potrebbe andare bene. Se alla gente quei cartelli piacciono tanto quanto a lui, saranno tutti felici e contenti. Scegliere dove mettere i cartelli è divertente come collezionarli. È un lavoro faticoso, ma George rimette a posto ogni cartello. Grazie! Oh, quel cane è entrato di nuovo qui. Adesso lo porto fuori. Che cosa? Ma no, che dice? Andley vive qui. Allora, scusi, perché c'è il cartello ingresso vietato ai cani? Ingresso vietato ai cani? Questo cartello non dovrebbe essere qui. Vero, Andley? Un momento, se quel cartello ha un significato, allora ce l'hanno anche gli altri. Sei sicuro che sia il posto giusto? Oh, certo, c'è il cartello! Non è il posto giusto per andare in canoa? Pensavo che li avresti portati tu. Se una canoa va vicino al lago, un orso deve andare vicino a un bosco. Tesoro, qui ci sono i tavoli da picnic. Oh, non dare cibo agli orsi. Oh, ci sono orsi qui in giro. Scappiamo! Pensandoci bene, forse un tavolo da picnic è il cartello giusto.
Non è stato semplice, ma ora George sa qual è il posto giusto per ogni cartello. Signora, vorrei un gelato, per favore. Mi dispiace, piccola, ma qui non abbiamo gelati. Non chiederglielo neanche, tanto non te lo darà. Oh, oh. È tutto il giorno che la gente mi chiede dei gelati. Sarà per il camice bianco? Forse la ragione è un'altra. E chi lo ha messo qui? George, hai cambiato tu tutti quei cartelli? Per questo è scomparso il nostro cartello vietato l'ingresso ai cani. Ora ne faremo uno nuovo. Vuoi vedere come si fanno i cartelli? Ecco, vedi, li fabbrichiamo da soli. Rettangolari per trovare quello che si cerca. Circolari per indicare cosa è permesso e poi una riga rossa per quello che è vietato. Vorresti provare anche tu? Dammelo, lo metto a posto io. George sa quale cartello gli piacerebbe fare. È per la sua camera. Un cartello bello e al tempo stesso molto utile. A quel punto George doveva fare due macchie color lavanda, ma purtroppo quello era un colore che gli mancava. Da questa parte, signor Glass. Il signor Zubel e il signor Glass erano proprio sopra di lui e George non voleva che affacciandosi potessero vedere il quadro. Ecco, con questi due faretti potremmo mettere ancora più in evidenza il suo quadro. Magnifico, andiamo giù. C'è un'altra cosa che mi piacerebbe farle vedere. È nel forno. Custodisce opere d'arte nel forno? Oh no, è una torta di carote. Oh, allora ne accetterò una fettina e poi andremo ad appendere il mio quadro. A George restava quindi solo il tempo che un miliardario avrebbe impiegato a mangiare una fetta di torta di carote. Il colore che aveva George che più si avvicinava al color lavanda era il blu, ma non andava bene. L'intervento di Charky fu provvidenziale per ricordare a George come si ottenevano i diversi colori. Charky non aveva ottenuto il color lavanda, ma quello era sicuramente un bel nero. George doveva assolutamente trovare la combinazione che avrebbe dato il color lavanda. Il bianco schiariva i colori. George doveva riportare a posto il quadro prima dell'arrivo del signor Glass. Oh, ciao, George. Ehi, questo è il mio pezzo unico, eh?
E qui ce n'è una copia identica! Allora sono due! Non è un pezzo unico! Non possono essere due! Tutti i quadri di pachiderme sono diversi! E poi perché non è giù dove l'avevo lasciato? E allora? Sono quasi identici, ma solo questo ha la firma di pachiderm. E purtroppo è proprio l'originale. E allora? Un momento! George, hai fatto la copia perché avevi strappato l'originale! Ma è un capolavoro! Tu sei veramente un artista, George! No, aspetti un momento! Un artista scimmia e un artista elefante? Sta pensando a quello che penso io? No, di certo! Perché quello che penso io è... unico! Ditemi dove altro è possibile vedere un elefante e una scimmia che dipingono insieme! In effetti è davvero qualcosa di unico! Esatto! È proprio così! E sa qual è la parte migliore? Che lavorano per due noccioline! Caso la fermata di partenza non va contata. George non poteva aspettare il prossimo autobus. Grazie, scimmietta! Allora, dov'è questa famosa torta? Non è possibile! Per favore, state calmi! Vi assicuro che la torta sta per arrivare! Ma dove ti sei cacciato, George? George era finalmente arrivato alla terza strada. La signora Fischietti aveva detto di trovare la fontana e a quel punto doveva contare tre palazzi fino al numero 33. Solo che il terzo palazzo non aveva il numero 33, ma il 72. No, il 325. Anzi no, il 22. È di 72 gradi Fahrenheit, ovvero 22 gradi centigradi alle 3:25 di pomeriggio. Ecco il numero civico 33. Non era il terzo palazzo, ma il quarto. Ricorda, George, non si conta la casella di partenza, ma si deve partire dalla seguente. 1, 2 e 3. Capito? Ma certo! I palazzi vanno contati come le caselle di un gioco da tavolo. Quello di partenza non andava contato. Usare l'ascensore quando si è praticamente già al terzo piano. Con una torta? Se è una scimmietta marrone, allora è appena entrata dalla finestra. Lo chef Fischietti è laggiù, tre porte dopo il bagno degli uomini. Adesso George sapeva che cosa fare. La porta di partenza non andava contata.
ogni modo, non stavo certo esagerando quando vi ho detto che la precisione è la cosa più importante del mondo. Come vi avevo detto, ecco la torta! Allora, vi presento la mia ultima creazione! Leggera, soffice, un vero concentrato di bontà! George sperava di averne almeno una fetta. Consegnare torta era un compito che metteva appetito. Quando si sceglie una delle mie torte, io vi posso garantire uno spettacolo che non lascerà indifferente nessuno dei vostri ospiti! Allora, amici, quante ordinazioni devo prendere, Amico mio, sappi che grazie a te la fornitura di torte alla panna a tutta la compagnia dei clown dello Stato è assicurata ormai!